Salve a tutti ragazzi, sono Sandro Palmieri dei Rolling Gamers, rieccoci qui sul vostro canale, spero di giochi da tavolo preferito. Siamo in piena emergenza, ahimè, da Covid-19 e quindi anche noi Rolling Gamers siamo tutti a casa e come potete vedere questo non è l'ambiente usuale con cui facciamo i nostri video, questa è la mia stanza di casa e abbiamo deciso, nonostante tutto, di continuare, di perseverare e ci aiutiamo assieme. E io nello specifico ho deciso di portarvi dei giochi da tavolo, è la prima volta che mi cimento in ciò, quindi siate buoni. Quasi quasi specifici per questo momento, nel senso che qualsiasi gioco da tavolo è sempre bello, soprattutto se si è in compagnia di tante persone, ma in questo momento magari si è in uno o in due, o si cercano dei giochi da tavolo un po' più particolari. Per questo io ho comprato un gioco da tavolo bellissimo, che secondo me è ottimo per questi momenti, ci gioco tantissimo con mio fratello in questo momento, che è tratto da una serie famosissima chiamata Simon Wonders, vincitore dello Spiel des Jahres, ci abbiamo anche fatto un video a riguardo, e, famosissimo, e adesso c'è una versione per due, ed eccola qui, ve la mostro subito, chiamata Simon Wonders Duel, più l'espansione, che voglio mostrarvi. Ed ecco qui la scatola di Simon Wonders, prima non vi ho detto che è edito da Rebus ed è stato ideato in collaborazione da Antonio Bruazé, forse non so se si pronuncia così, quindi mi perdoni, e Bruno Catalan. Questo è il gioco, la scatola base, che andiamo ad aprire. Al suo interno abbiamo le regole. Un utile, veramente molto utile, scheda riassuntiva, un vero e proprio promemoria. Dopodiché abbiamo una plancia che poi vi spiegherò. Le carte delle varie epoche, più qui come potete vedere ci sono delle carte G che sono le carte Gilda. Ognuno ha un colore particolare. Diversi segnalini. Qui abbiamo dei segnalini che fanno parte della sezione militare, che poi dopo vi racconterò cos'è. Qui. Quest'altro segnalino, molto bello. Uno schedario che riassume tutti i punteggi a fine partita per vedere chi ha vinto. Una carta che riassume il tuo turno, più come piazzare lo schema delle carte, le varie carte gialle che sono le carte delle meraviglie e una serie di gettoni, questi sono i famosi gettoni progresso, che vi spiegherò, più monete, la moneta del gioco. Qui raffigurata, come potete vedere. Questa è invece la scatola dell'espansione che apriamo insieme. Abbiamo le regole aggiuntive dell'espansione. Una plancia aggiuntiva che va legata a quella precedente che vi ho mostrato. Dei gettoni aggiuntivi che vi dirò in seguito a cosa servono. Carte che sono fra l'altro le carte degli dei, eccole qui, bellissime. Una cosa bellissima di questo gioco è la realizzazione artistica. Le altro tabellario riassuntivo per i punteggi a fine partita.
Le nuove azioni, una carta che riassume le nuove azioni e che riassume le preparazioni delle nuove epoche con i nuovi gettoni dove vanno piazzati, i gettoni che vi ho fatto mostrare pochi secondi fa. Due nuove meraviglie. Una nuova tipologia di carte. Tra l'altro, nelle espansioni, tutte le carte nuove che magari dopo si mischiano con quelle del vecchio gioco precedente hanno questo simbolino qui che vi permette di riuscire a distinguerle. Nuovi gettoni progresso e questi altri tipi di gettoni che vi accimenterò a spiegarvi in breve. Guardate con me, questo è la planche del gioco. Vedete? Va messa fra i due giocatori. Con l'espansione si aggiunge e si collega questo punto qui. Veramente molto molto bello a mio dire, molto scenico. Nel gioco di Seven Wonders Duel ci sono tre vie per vincere. Una vittoria ottenibile tramite un progresso militare, una vittoria ottenibile tramite un progresso scientifico e una vittoria che viene data tramite viene definito un progresso civile, ovvero tramite il punteggio finale dei giocatori, una volta che tutte e tre le epoche sono passate, perché sì, questo gioco è basato su delle epoche, su uno scorrere basato su delle epoche, e le epoche passano dall'una all'altra quando le carte che vi ho mostrato precedentemente terminano, ovvero le carte della prima epoca, le carte della seconda epoca, questo sia nel gioco base che nell'espansione, le carte della terza epoca. E se abbiamo il gioco solo base, se giochiamo solo col base, abbiamo le carte queste qui che sono le carte Gilda. Oppure abbiamo, se giochiamo l'espansione, queste altre carte qui, le carte del Grande Tempio. Nell'espansione si giocano queste e si sostituiscono le Gilda, che in pratica vengono messe, mischiate assieme alla terza epoca e danno, diciamo così, nella rush finale del gioco danno delle particolarità, aggiungono delle cose in più. Ora vi spiego singolarmente, partendo da quelle della prima epoca, perché poi tanto ne riotteniamo in seguito, le distinzioni fra le diverse carte. Dunque, abbiamo delle carte marroni che sono le carte risorse importanti. Senza di queste non si può costruire nulla. Perché? Perché noi siamo una specie di sindaco che viaggia nel tempo e che deve costruire la sua città. Per costruire la sua città e far espandere la sua civiltà avrà bisogno di risorse che sono o queste marroni, possiamo avere la pietra, l'argilla, oppure anche a disposizione la legna. Eccola qui. Chi avrà giocato a Seven Wonders noterà che probabilmente è uguale, il resto è un gioco della stessa tipologia. Le carte grigie, che sono queste, sono delle carte risorse più specifiche, nel quale diciamo così, le risorse avanzate, tra virgolette, che si possono pescare, e sono il vetro e la pergamena. Le carte rosse che corrispondono poi a un avanzamento di questa pedina che vi avevo mostrato in precedenza per una conquista militare. Quindi se io gioco una carta con questo simbolino che ha uno scudo, faccio un movimento verso il territorio, verso la città del nemico. Delle carte blu, che sono le carte dei monumenti, le carte delle strutture, che oltre a dare i punti vittoria, come potete notare, hanno anche dei simbolini a fianco. Ora, purtroppo la mia webcam non mi permette di farvi magari vedere in maniera perfetta, perdonatemi ogni carta nel dettaglio, ma quelle carte lì con quel simbolino lì stanno a simboleggiare per l'appunto che nelle epoche successive, se ci sarà una carta che ha tra le risorse che uno deve costruire, ed eccole qui, perché una carta è strutturata a questo modo. Questo è quello che ti dà, questo è quel simbolino di cui vi dicevo, e questo qui che avete sulla vostra sinistra è la risorsa che bisogna spendere per poterlo costruire, per poterla fare. Qui in questo caso sembra la pietra. E
E a seconda del simbolino che si ha nelle epoche successive lo si può usare gratis, si costruisce gratuitamente senza dover per forza usare delle risorse o delle monete. Per l'appunto delle monete abbiamo anche le carte gialle, che sono le carte del mercato, che hanno una combinazione simile dalle carte blu, solo che in questo caso di solito si tratta più di un qualcosa che ha a che fare col commercio. E infine le carte verdi, che sono le carte quelle scientifiche, quelle che mi piacciono tanto a me, che hanno sempre il punteggio, un punteggio che vi dà, più un simbolino, e anche queste si possono, bisogna costruire spendendo delle risorse oppure gratuitamente concatenandole. E quegli simbolini sono una delle possibilità con cui si può vincere il gioco, ovvero se tu riesci ad avere tutte le carte verdi con i simbolini diversi, tutti i simbolini diversi del gioco, mi sembra che sono 6, vinci la partita. Quella famosa vincere la partita tramite il progresso scientifico. Il progresso militare, appunto, le campagne militari, consiste nel riuscire ad arrivare con questa segnalino alla città nemica. Se si arriva lì, si vince. Nella plancia vanno messi questi segnalini qui, quelli che notate. Eccoli, aggiungiamo gli altri due. Questo ogni volta che si avanza e si entra, ci sono delle linee tratteggiate che non riuscite a vedere. Ogni volta che si entra nella zona nemica, gli si fa perdere due monete e tu guadagni 2 punti vittoria. Se vai avanti, anche 5 di monete. Si potranno pescare questi simbolini che riguardano il progresso scientifico e che danno ognuno dei poteri speciali, delle abilità speciali oppure un punteggio migliore alla fine. Questo anche nell'espansione. All'inizio della partita si sceglie con quale meraviglia partire tramite un sistema di pescaggio e ognuno avrà a disposizione 4 meraviglie. Se ne possono costruire, naturalmente, immaginate, 7 meraviglie a Seven Wonders, solo 7, quindi se uno ha 3 meraviglie e l'altro finisce di costruire 4 meraviglie, quello che ha 3 meraviglie è costretto a scartare l'ultima. Le meraviglie, le Wonders, hanno dei poteri incredibili che servono a vincere, essenzialmente. Ognuno ha, come potete vedere qui sulla sinistra, delle particolarità, che può essere punteggio, un altro turno in più, avanzamento di una progressione militare, o risorse, o pescaggio, o monete, eccetera, eccetera. Sono delle carte molto potenti, le più potenti nel gioco base, che però nell'espansione, diciamo così, hanno un ruolo secondario rispetto alle carte divinità. Carte divinità che vi ho mostrato prima, fantastiche, tra cui il portale potentissimo. Carte divinità abbiamo divinità egizie, divinità mesopotamiche, fenicie, con colori differenti come potete vedere, romane ed egizie. Ogni divinità ha un potere a sé, questo ad esempio è Minerva, che permette con il segnalino che avevamo dell'espansione di applicare lo scudo di Minerva, eccolo qui, che impedisce l'avanzata, o a seconda di dove lo mettete voi, impedisce l'avanzata della progressione militare del nemico. Naturalmente molto spesso viene messo nella città, nella capitale base, perché impedisce, no, questo è uno spoiler che vi do a livello strategico, perché impedisce magari la conquista della città nemica. Ti salva per un turno, c'è lo scudo e impedisce il movimento, poi lo scudo viene meno ed è dato dal potere degli dèi. Gli dèi vengono pescati nel primo turno e nel secondo turno vanno piazzati qui, come potete vedere, in questo modo, eccetera. Vanno piazzati tutti sulle plance. Le divinità, beh, si possono attivare una volta. Le divinità sono più potenti delle Wonders, ve lo dico subito. E per essere evocate, tra virgolette, bisogna spendere un ammontare di soldi che è qui. La strategia nel gioco sta nel fatto che gli dèi più prossimi a noi costano un ammontare di monete minori rispetto a quelle più prossime verso l'avversario. Sono carte potenti che vi danno dei poteri strabilianti e che si utilizzano una volta soltanto. Una volta evocato si fa quel che la carta vi dice e poi c'è il stesso funzionamento. Dopodiché voglio mostrarvi brevemente come si piazzano le carte.
preparazione. E allora, come vengono messe le carte in Seven Wonders Duel? Dunque, la preparazione è questa: si mettono delle carte scoperte, poi si mettono delle carte coperte. Queste lo potete vedere come si fa nelle regole del gioco. Ogni epoca la disposizione è differente. Questa è quella della prima epoca. Eccole qua. Più c'erano quei gettoni che vi facevo vedere prima, se si utilizza la versione espansa, e vengono messi qui. Segnalini mitologia nella prima, segnalini offerta nella seconda, ovvero i segnalini offerta sono quei segnalini che vi permettono di evocare più facilmente le divinità. Quelli qui. Ad ogni turno un giocatore pesca una carta se può, se deve spendere delle risorse, o se è gratuita, e si va avanti così, una io e uno è il mio avversario, eccetera, eccetera, eccetera. Appena si libera una colonna a disposizione, si gira la carta. Nell'espansione, oltretutto, si prende anche l'offerta, il segnalino riguardante, la si prende e poi si gira la carta e la si lascia per il turno successivo se l'avversario la vorrà prendere o meno. Via 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 che tutte le carte vengono prese, l'epoca termina. In questa conduzione si potranno costruire meraviglie, risorse, mercanteggiare, successivamente evocare le divinità, che le divinità, ve lo dico subito, con l'espansione tendono a rovesciare un po' di più il gioco, a velocizzarlo, soprattutto per quanto riguarda la campagna militare e la progressione scientifica, che altrimenti nel base sono molto più difficili da ottenere. Durante il tuo turno, nello specifico, come vi ho fatto vedere, quando tu peschi quelle carte hai tre azioni che puoi fare, come vi dicevo, ovvero costruire la struttura, come indicato, scartare una carta se tu scarti una carta puoi prendere due monete, più ogni moneta, una moneta per ogni carta gialla nella città dell'avversario, costruire una meraviglia, ovvero sacrifichi la carta che peschi, la metti sotto la meraviglia, come adesso vi faccio vedere. E la costruisci, eccola qui, costruito la tua meraviglia. Oppure con l'espansione attivare una carta del Pantheon, una carta divinità. Per costruire si dovranno spendere soldi, o per ottenere carte si dovrà spendere soldi, siccome quindi bisogna commercializzare. Ora, spero di essere riuscito a spiegarmi, forse non è nella maniera ottimale, vi chiedo scusa. Ma più o meno questo è l'andamento di Seven Wonders e di Seven Wonders Duel Pantheon. Li trovate online, come vi ho già detto, sono ottimi secondo me per la quarantena, sono veramente molto divertenti, io ci ho fatto diverse partite. L'espansione permette a volte di terminare la partita prima della fine delle tre epoche. Ve lo straconsiglio, non costa neanche tanto. Si parla di una quarantina se si mettono tutti e due i giochi assieme, ma anche a meno lo trovate. Oppure singolarmente ognuno sta a 20 euro. Vi chiedo scusa se la grafica non è ottimale, vi chiedo scusa anche se magari non sono riuscito a farvi ben comprendere il gioco. Fatemi sapere se vi è piaciuto, lasciate dei commenti, iscrivetevi se non vi siete iscritti ancora al canale, lasciate dei like. Noi teniamo duro, voi tenete duro. Magari giocando con dei giochi da tavolo che ci riescono a far passare il tempo in questo momento un po' difficile. Grazie a tutti dal canale dei Rolling Gamers. Arrivederci. How far can we get if we sail a little bit higher?